Namaste, io sono Alistair Brave, benvenuti e bentornati ad un altro episodio di Sneak Peek, la rubrica che esce un po' quando mi pare che vi mostra un gioco diverso dal solito. Oggi giochiamo a Swine HD Remastered, un gioco molto interessante che è in versione appunto 1.5, quindi abbastanza avanzato, è completamente in italiano se lo volete giocare, c'è la possibilità di personalizzare il mondo qua. Vediamo di fare l'esercitazione così vediamo subito il gameplay. Benvenuto soldato al centro d'addestramento delle unità terrestri, campestri e forestali dell'esercito dei conigli. Io sono il sergente istruttore e il mio compito è di istruire le raclute. Ok. Soldato, il tuo primo compito è di imparare a controllare la telecamera. Afferra quel mouse e muovi il puntatore verso la parte destra dello schermo. Non troppo bene. Ripeto. Afferra quel mouse e muovi il puntatore verso la parte destra dello schermo. Eccellente. Esegui la stessa azione muovendolo verso la parte sinistra dello schermo. Molto bene. Puoi anche eseguire queste azioni utilizzando la tastiera. Usa i tasti Freccia. Freccia. I conigli francesi. Bene. Soldato, il tuo prossimo compito è di ruotare e inclinare la telecamera. Per ruotarla, premi i pulsanti sinistro e destro del mouse o il pulsante centrale e tienili premuti. No, il pulsante sinistro, ma vabbè. Se muovi il mouse verso sinistra e destra potrai ruotare la telecamera. Se lo muovi verso l'alto e il basso invece potrai inclinarla. Provaci, soldato. Molto bene. Se hai un mouse con la rotella, puoi utilizzarla per modificare il livello di zoom della telecamera. In alternativa, puoi ricorrere ai tasti più e meno della tastiera. Il fatto che dice se hai un mouse con la rotella mi fa pensare a un gioco molto vecchio. Ben fatto. Nell'angolo inferiore sinistro dello schermo puoi vedere la mappa. Puoi utilizzare la mappa per dare ordini veloci di movimento. Dovrai cliccare con il mouse. Sulla mappa le nostre unità sono quelle mostrate in verde, mentre quelle nemiche sono indicate in rosso. Ok. Soldato, lascia che ti presenti la nostra unità più importante, il carro armato leggero. Posiziona il puntatore del mouse sull'unità e selezionala cliccando con il pulsante sinistro. La barra verde sotto l'unità ne mostra il livello di corazza. Se tale barra scende al di sotto dello zero, significa che quell'unità è stata distrutta. Il cerchio rosso che vedi attorno alle unità indica il loro raggio massimo di fuoco. Puoi trovare ulteriori informazioni sulle unità nell'elenco delle informazioni nella parte inferiore dello schermo. Ora clicca con il pulsante sinistro del mouse vicino all'unità per eliminare l'evidenziazione. Quanto mi riguarda, possiamo cominciare. Che basso che parla. Mm. Togliamo un po' di effetti sonori e aggiungiamo un po' di voce. Aspetto ulteriori istruzioni. Scusa? Sono ora pronto. Clicca con il pulsante sinistro del mouse vicino all'unità per eliminare l'evidenziazione. Togliamola. Per spostare l'unità dovrai selezionarla ancora utilizzando il pulsante sinistro del mouse. Posiziona poi il puntatore del mouse sopra l'area 1 e premi il pulsante destro del mouse. Appena fatto. Partiti. Sì, sono già partito. Parto per la prossima posizione. Sembra molto carino laggiù. Voglio andare all'area 1? Qua. Sto arrivando. Se l'era dimenticata. Per quanto mi riguarda, possiamo cominciare. Per spostare l'unità dovrai selezionarla ancora utilizzando il pulsante sinistro del mouse. Posiziona poi il puntatore del mouse sopra l'area 1 e premi il pulsante destro del mouse. Molto bene. Ora attacca il nemico. Clicca sull'unità nemica con il pulsante destro del mouse. Bene, andiamoci all'air. All'air. E cominciamo ad attaccare questi che sono dei maiali, immagino.
fare anche così fuoco e colpirlo, oppure così. Fuoco a volontà. Aspetto ulteriori. Vediamo se hanno altre frasi tipo StarCraft. Scusa? Ce n'è pronto? Aspetto nuovi ordini. Aspetto un... hanno anche l'esperienza, ho visto. Ok. Il tuo prossimo compito è di imparare a implementare le funzioni speciali dell'unità con precisione militare. Certo. Il carro armato leggero può scavare un percorso nel sottosuolo. Questo gli conferisce maggiore protezione, anche se ne limita la... Per utilizzare questa funzione speciale dovrai selezionare il simbolo corrispondente nel menu degli ordini oppure premere il tasto X. Premere il tasto X e giustamente essendo un coniglio si può scavare la fossa. Bene. Se desideri disattivare la funzione speciale dovrai cliccare sul simbolo una seconda volta oppure premere il tasto X. E quindi questa cosa qua non lo muove ma probabilmente ha più difesa. Ci prepariamo a entrare. Molto bene. Seleziona il veicolo del comandante in questione e posizionalo nell'area 4. Salta fossi. Mi sbrigo. L'area 2, area 1, area 4 è là sopra. Quindi possiamo selezionarlo e dire ok, vai qua. Sto partendo. Come facciamo a seguirlo? Sì, signore, sto ascoltando. No. Apparecchia più area di movimento, cioè ci vede molto meglio. Possiamo fare control 1? Sì. E tenendo premuto 1 adesso lo seguiamo. Ben fatto. Clicca sul simbolo corrispondente per chiedere un bombardiere e quindi seleziona il bersaglio che desideri distruggere. Cosa vogliono che distrugga? Questo. Richiesta di supporto aereo. Supporto aereo. Qualcuno di voi ha ordinato un carico di piste volanti? Arriva. Yippee-hi-hey! Fascia di maiale. Eccellente. Ricorda che la richiesta di bombardieri ti costerà punti di strategia. I punti di strategia a tua disposizione sono visualizzati nell'elenco dei comandi. Sì, qua probabilmente... Seleziona l'unità d'artiglieria e posizionala nell'area 2. Vediamo l'area 2, come funziona. Sto arrivando. Questo cos'ha? Funzione speciale. Ah, quindi X è sempre su funzione speciale. La carota pulta, eh. L'artiglieria può solo sparare dopo che sono stati forniti i rifornimenti. Clicca sul simbolo corrispondente per preparare l'artiglieria all'attacco. Farò ciondolare solo i miei piedi. Ah, quindi prepara l'attacco. Il cerchio giallo che vedi indica il raggio minimo di fuoco dell'artiglieria. Questo significa che non potrai sparare al suo interno. Ok, quindi da qua a qua. Il tuo compito è di bombardare un bersaglio. Seleziona il simbolo dell'attacco nel menu dei comandi. In alternativa potrai premere il tasto A e selezionare un bersaglio all'interno del raggio. Tipo? Ci vuoi che attacchi? Attacchiamo questo cespuglio. Farò a pezzi tutto. Che bello. Bene. Il tuo prossimo compito è di riparare l'unità danneggiata e di fornire i rifornimenti. Evidenzia l'unità e posizionala nell'area 5. L'area 5 è qua sopra? No, questa è la 3. L'area 5 è qua. Sono già partito. Sono già partito. Chissà come parla in tedesco, probabilmente maiale, no? Possiamo attaccare anche questi. Ora seleziona il rimorchio di riparazione e quindi clicca con il pulsante destro del mouse sull'unità danneggiata. E lo stiamo curando. Come puoi vedere, la condizione dell'unità sta migliorando in maniera costante. Puoi anche eseguire questa azione con l'aiuto del menu dei comandi. Sì.
Ora seleziona il rimorchio di riparazione, clicca sul simbolo appropriato nel menu dei comandi e quindi clicca con il pulsante sinistro del mouse. Ok, questo gli dà carburante. Questo dà riparazione, questo dà carburante. Rifornisci l'unità di nuove munizioni. E questo dà munizioni. Ci metterà tantissimo per rifornire le munizioni, ma vabbè. E gliela dà uno alla volta di 160. Molto bene. Ora ti mostrerò come utilizzare i tuoi carri da rimorchio. Possiamo spostare le unità grazie ai carri da rimorchio. Seleziona il carro da rimorchio. Posizionalo nell'area 5. Arrivo. Sono già partito. Svolazzo. Quindi questo qua c'ha la possibilità di spostare ora gli altri. Clicca sul simbolo appropriato nel menu dei comandi e quindi seleziona il rimorchio. Posso tirare su anche quei scempi se vuoi. E quindi adesso ci muoviamo insieme. Eccellente. Rimorchia il carro nell'area 1 e sgancialo cliccando ancora sul simbolo appropriato nel menu dei comandi. Mi dirigo verso la metà. Ok, devo dire che è molto figo questo gioco. Sicuramente l'avete giocato l'originale, vero? Io non l'ho mai sentito, sinceramente, quindi fa molto piacere di aver scoperto questo giochino. E il fatto che sia tutto in italiano è ancora meglio. E lo sganciamo qua. Cosa c'è, capo? Come facciamo a sganciarlo? Fermi tutti! Ah, ok, l'ho fatto. Abbiamo bisogno di una nuova corazza. Seleziona questo veicolo distrutto. Cosa? E prova a spostarlo. Non ne so niente. Non riesce a spostarsi. Oh, no! Come puoi vedere, l'unità non è in grado di muoversi. Ora seleziona il carro da rimorchio e clicca sul veicolo distrutto con il pulsante destro del mouse. Camera da rimorchio. Dimmi tutto. Posso tirare sono su l'uno e due che su. Vedete anche qua sopra, tra l'altro. Chi o cosa mai dovrei trovare qui? Ah, ok, segue sia questo che questo. Facciamo così allora. Molto bene. Quali sono gli ordini? Ora spingi l'unità nell'area 1 e sistemala utilizzando il rimorchio. Mi piacciono le posizioni in cui si scombio. Ok, quindi c'hai questo discorso molto interessante di poter. Il rimorchio non si può spostare, ma io ad esempio ho il camion. E tu puoi cliccare qua. Nel momento in cui arriva, non so se il comando lo tiene adesso quando arriva a raggio gli comincia a dare una mano, ma c'è questo discorso della riparazione dell'unità che secondo me è anche fatto abbastanza bene. Vediamo se funziona adesso che si giunge a destinazione. Sì, appena giunge a destinazione comincia a ripararlo. Scarichiamolo pure. Un po' di esercizio non si farà mai. Eccellente! E adesso lui si può muovere. Soldato, prima di ogni missione dovrai avere l'opportunità di acquistare le unità. Se ti rimangono dei punti potrai anche utilizzarli durante la missione per richiedere altre unità. Ok. Clicca sul pulsante di richiesta unità nel menu dei comandi. Questo? A questo punto verrà visualizzato un menu in cui potrai scegliere un'unità e un massimo di 3 pezzi di equipaggiamento extra. Seleziona un'unità e l'equipaggiamento, poi clicca sul pulsante di richiesta. Che ne so, prendo questa e gli dico ok, voglio un serbatoio di carburante, scovamine, cosa c'è? Turbo, munizioni extra, kit di riparazioni o bevanda energetica. Andiamo con questo, andiamo con questo, vai. Muovi il puntatore del mouse nell'area 4 e premi il pulsante sinistro del mouse. E ho fatto la richiesta qua, adesso me la portano. Ci stiamo avvicinando alla meta. Fico. Eccoli che arriva l'elicottero. Il carico è giunto a destinazione. E voilà. Ora ti spiegherò alcune cose importanti. Fai attenzione. Puoi utilizzare i simboli nella parte superiore del menu dei comandi per modificare la velocità del gioco.
Primo simbolo è la pausa, che potrai attivare anche premendo la barra spaziatrice. Quindi non è in tempo reale se tutto. Se clicchi sul simbolo successivo, il gioco procederà a velocità normale. Uh-huh. Il terzo simbolo invece fa girare il gioco due volte più veloce. Il gioco. Il menu dei comandi inoltre ti consente di controllare il comportamento delle unità. Ci permette di decidere come dovrà reagire l'unità quando si imbatte in un'unità nemica. Seleziona il carro armato. La riga superiore viene utilizzata solo dalle unità da combattimento. Puoi usarla per comunicare al cannoniere cosa fare. Il primo simbolo indica fuoco a volontà. Questo significa che il nemico viene attaccato automaticamente. Certo. Il secondo simbolo indica fuoco di risposta. In questo caso l'unità sparerà solo quando verrà attaccata. Chiarissimo. Il terzo simbolo è l'ordine di non sparare. In questa modalità l'unità non sparerà. FTH sono anche abbastanza vicino. Nella riga inferiore puoi specificare come dovrebbe agire il pilota. Il secondo simbolo significa stop. In questa modalità l'unità non si muoverà dalla sua posizione se si verifica un contatto con il nemico. Chiarissimo. Il secondo simbolo è l'ordine di inseguimento. In questa modalità i nemici verranno seguiti finché rimarranno in vista. Il terzo simbolo è l'ordine di ritirata. In questa modalità le unità si ritireranno quando individueranno il nemico. E quindi possiamo usarle per fare stealth, soldato, eccetera, eccetera. Ho condiviso con te tutte le mie conoscenze. Ti auguro di avere un enorme successo nei tuoi prossimi incontri. Bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Allora, missione compiuta. Questa era la parte di esercitazione. Abbiamo due campagne. Quindi la campagna dei conigli che abbiamo appena visto e la campagna dei maiali. Volevo vedere solo le unità dei maiali, giusto per sapere qualcosa. Vi salto questa parte che è molto divertente con la Repubblica dei Maiali, eccetera, eccetera. C'è anche una missione prima. Ci ha ordinato di liberare la città ed eliminare i ribelli. Ok, quindi abbiamo, giusto per vedere, la bara di piombo, veicolo di comando, il cinghiale esploratore, il pig bull che è un carro armato normale, la grande madre che è l'artiglieria e poi appunto dall'altra parte le nostre unità. Perché effettivamente siamo contro di loro, alcuni ribelli eccetera eccetera, quindi iniziamo pure. E se vogliamo possiamo. Ci sono tutti i consigli. I ribelli non devono scappare. Che bello che ci sono le case e tutto quanto. Molto molto figo. Qua c'è i ribelli non devono scappare. Ma noi ce ne scappiamo pure. Perché questo episodio direi che può finire qua come presentazione iniziale del gioco. Fighissimo, fighissimo. Swine, secondo me, in questa modalità qua potrebbe anche essere molto figa. Se avete giocato al gioco originale, fatemelo sapere. Perché sono molto curioso di sapere se. Perché io non l'avevo mai sentito prima d'ora, quindi fatemi sapere se è tanto diverso, è meglio, peggio, e tutte quante le varianti. Se c'è la possibilità magari di mettere anche i sottotitoli sarebbe utile. Riproduzione di audio di sottofondo, sì. Purtroppo non sembra esserci scala risoluzione che effettivamente... Qua posso mettere anche risoluzione maggiore? No, ok, no, non funziona questa cosa qua a quanto pare. Lasciamolo pure all'1, sincronizzazione verticale, tutto il resto l'abbiamo già seguito. Visuale, nebbia da guerra, video e voce, attiva restrizione mouse, sì, perché così non posso uscire dalla cosa. No, volevo vedere se c'era un modo per aggiungere i sottotitoli che sono sempre utili, ma in questo caso no. Quindi ci vediamo al prossimo sneak peek, mi ha fatto piacere presentarvi questo gioco, fatemi sapere appunto cosa ne pensate nei commenti, grazie alla visione. Io sono Ezio Brave, namaste, peace.